Volevo fare delle piccole precisazioni. Si è letto in questi giorni 80.000 euro cachet d'oro per Gigi D'Alessio. Non è assolutamente vero. Vi faccio subito due conti. Vi dico che innanzitutto il comune non ha tirato fuori un euro. Uno. Due. Di questi 80.000 euro, 16.000 euro vanno allo Stato, all'IVA. Quindi togliete i primi 16.000 euro. Questi soldi sono stati offerti da 42 sponsor. Ok? E quando voi vedete un palco, la sicurezza, i musicisti, i fonici, i camion, i furgoni, gli alberghi, gli embals, la SIAE, tutti questi soldi stanno sempre in quei famosi 80.000 euro. Quindi ricordatevi che qua siamo una a cantà e 400 a mangià. Lasciatemi ringraziare anche Antonio Palmieri. E allora, io le ingiustizie non mi piacciono. Quest'uomo ha subito un'ingiustizia quest'anno per aver portato Gigi D'Alessio a Prato alla Serra. E quindi è stato un uomo coraggioso perché ha saputo respingere le accuse. Ma voi questa sera siete la più grande conferma di questa magnifica serata. Prego. Buonasera a tutti. Ringrazio Gigi per le belle parole, perché non è stato un periodo facile per me. Ringrazio tutti voi, perché voi siete la vera risposta a quello che è successo in questi giorni. Quindi grazie, grazie di cuore. Ringrazio i tanti amici che mi sono stati vicino, perché vi ripeto, non sono stati giorni facili. Ringrazio la mia amministrazione soprattutto, se mi permetti, fatta da ragazzi, da persone un po' più mature, che non mi hanno lasciato solo nemmeno un attimo. Ringrazio il comitato festa, perché c'è anche un comitato festa da 11 anni a Pratola, per tutto quello che hanno saputo fare e per tutto il tempo che hanno saputo spendere per realizzare tutto questo. Questo è il risultato di un grande lavoro di persone che non hanno fatto nemmeno un giorno di ferie per determinare questo grandissimo spettacolo. È doveroso ringraziare l'Arma dei Carabinieri, la Protezione Civile e con a capo la Misericordia di Prato la Serra, la Procives di Montoro, l'Eco Club, un po' tutti veramente. Che dire, un ultimo ringraziamento, se mi permetti, lo riservo a una persona che fa parte della nostra grande famiglia, che non è altro che mio fratello Tonino Ofiero. Senza di lui non si poteva determinare tutto questo, è stato indispensabile. Grazie mille, grazie ancora. Grazie sindaco, complimenti. E adesso la prossima canzone la voglio dedicare a tutte quelle persone che non hanno